Ciao ragazze, bentornate su Filomena Amore e benvenute nella mia cucina. Allora, oggi ho pensato di proporvi un video, anche complice questa bella luce che c'è, non so quanto si noti dal video, comunque insomma mi andava di fare un video e volevo condividere un pochino la mia esperienza con la mia cucina IKEA, che è quella che vedete alle mie spalle. Tantissime volte, e ancora adesso a distanza di tempo, ricevo dei commenti con delle richieste, delle domande rispetto insomma a quella che è la mia esperienza con le cucine di IKEA. Ho fatto anche diversi video insomma legati alla cucina, però oggi voglio proporvi una recensione un po' particolare, nel senso voglio raccontarvi la mia esperienza a distanza di 3 anni dall'acquisto e dall'utilizzo di questa cucina, perché sì, quest'anno a maggio saranno praticamente 3 anni che abbiamo la cucina, e tra le altre cose in questi 3 anni sono successe diversi avvenimenti, nel senso che la cucina è stata messa comunque alla prova diverse volte. Di conseguenza vi racconterò anche di questi avvenimenti, insomma, così potrete avere un'idea più chiara alla fine del video rispetto a quello che può offrirvi una cucina IKEA e rispetto insomma a quelle che sono le proposte che IKEA ci dà nell'ambito cucina. Allora, partendo immediatamente dalla mia cucina, la mia, me lo chiedete spesso, è una cucina con l'anta Bodbin. Mentre vi parlo insomma dei vari prodotti del piano, piuttosto che, non lo so, delle ante, di elettrodomestici eccetera, vi lascerò qui in sovraimpressione il nome di riferimento del prodotto, così che insomma possiate poi andarlo a cercare. Tenete anche presente che sono passati 3 anni, so che la linea Bodbin è ancora presente, la trovate anche nel colore grigio, che io ritengo bellissimo, e quindi insomma la trovate ancora uguale alla mia. La cosa più bella secondo me che offre IKEA è che vi dà la possibilità diretta, quindi al consumatore, di poter disegnare la vostra cucina dei sogni con un software che è anche molto molto semplice da utilizzare una volta che ci fate la mano. Per esempio, io la mia cucina l'ho disegnata completamente, perché nonostante fossi stata un paio di volte da loro, non riuscivamo a trovare la disposizione giusta, ovvero quella che a me piaceva. Andiamo un attimo a ritroso. La mia cucina prima non era dove è adesso, ma si trovava in un'altra stanza della casa. Di conseguenza, in questi 3 anni ha subito anche uno spostamento, cioè uno smontaggio completo. Parliamo comunque di una cucina che è piuttosto grande e in più ha anche un'isola centrale. Quindi l'abbiamo anche spostata, e vi devo dire che nonostante lo spostamento la cucina si è comportata veramente veramente benissimo. Ma andiamo con ordine. Io inizierei appunto dalle ante e da quelle che sono le strutture interne, quindi le mensole, i cassetti eccetera eccetera. Sinceramente in questi 3 anni non ho avuto alcun tipo di difficoltà né con le ante né con le mensole interne, nessun tipo di scheggiatura, di difetti dei cassetti, di chiusura. IKEA vi dà anche la possibilità di utilizzare la cerniera con la chiusura rallentata, di conseguenza non vi vanno insomma a battere i cassetti, e in questo modo potete inserirla a tutti i cassetti IKEA. Ci troviamo veramente bene a livello di pulizia delle ante. Nonostante la cucina sia bianca, vi devo dire che si sporca veramente veramente poco, e non abbiamo avuto alcun problema neanche con le mensole interne. Quindi vedete un pochino, io anche delle ante a vetro, riescono a trattenere tranquillamente il peso senza insomma darvi alcuna tipologia di problema da quel punto di vista. Per quanto riguarda poi il piano invece, noi abbiamo scelto questo, ve lo scrivo sempre qua sotto, con quello più spesso, quindi quello più alto, in rovere. Tenete presente che c'è la possibilità anche di farlo fare su misura. Noi abbiamo scelto quelli comunque già a taglio, già insomma standard, e poi appunto vengono tagliati nuovamente nel momento in cui i montatori vi vengono ad assemblare, comunque a montare la cucina. Noi con questo piano, vi dico, ci stiamo trovando veramente bene, lo utilizziamo naturalmente tantissimo. Ho sentito nel corso degli anni delle recensioni rispetto al fatto che magari quello in legno di IKEA potesse essere particolarmente sensibile e delicato per appoggiare, non lo so, le pentole piuttosto che per l'acqua. Vi dico,
Io ci faccio attenzione, ma non tantissimo. Vi dirò, ragazze, se io devo appoggiare una pentola un attimo, l'appoggio e anche per diversi secondi non succede assolutamente nulla. Gli schizzi d'acqua poi, a meno che insomma non lasciate lì la pozzetta d'acqua per 2 giorni, assolutamente al legno non succede nulla, insomma, anche se lo asciugate a distanza di qualche ora, sinceramente, insomma, tiene molto molto bene. Comunque IKEA fornisce dei prodotti apposta per poter rafforzare e creare una patina sopra al legno, per potergli dare quindi un'ulteriore resistenza agli agenti esterni. Quindi vi devo dire, anche per quanto riguarda questa cosa qui, ci siamo trovati bene. Cos'altro mi viene in mente, ragazze? Questo video naturalmente io non l'ho preparato, come insomma tutti i video di chiacchiere e recensioni, vi racconto proprio la mia esperienza. Gli elettrodomestici, spesso io sento in alcuni video dire l'elettrodomestico IKEA. Bene, ragazze, IKEA non fa elettrodomestici, nel senso che gli elettrodomestici che voi acquistate da IKEA sono di altri brand famosi, italiani e non, che appunto fanno i forni, fanno le lavastoviglie, eccetera eccetera eccetera. Lo stesso lavello della cucina viene fornito, per esempio il mio che è in ceramica, viene fornito da un'azienda esterna naturalmente. Ma torniamo agli elettrodomestici. Per quanto riguarda gli elettrodomestici, insomma, io mi sto trovando veramente benissimo. Abbiamo preso un forno che comunque aveva una classe energetica piuttosto alta e che vi dà veramente tante tante funzioni. Quello immediatamente superiore al nostro era quello che aveva anche la cottura a vapore, ma vi devo dire che io non ne avevo bisogno, quindi ho evitato. Mi piace molto perché il nostro è bianco e quindi sta benissimo con la cucina. Stessa questione, stessa recensione assolutamente positiva per la lavastoviglie. Noi la facciamo molte volte al giorno, cioè non molte volte al giorno, la facciamo tutti i giorni, quindi molte volte a settimana. Alcune volte capita, raramente anche 2 volte al giorno. E si comporta veramente veramente bene. Naturalmente, ragazze, dovete averne cura, quindi utilizzando i giusti prodotti per detergere appunto le stoviglie. Magari dovete fare attenzione anche all'anticalcare, eccetera eccetera, ma quello comunque è manutenzione ordinaria che dovreste fare tranquillamente. Andando avanti, ragazzi, cos'altro mi viene in mente? L'isola. La nostra isola è piuttosto grande perché appunto è è circa 2 metri, è circa 2 metri lunga ed è larga, ora se non erro dovrebbe essere 1,20 m, 1,30 m, non mi ricordo, ragazzi, comunque grande. E anche l'isola ha subito lo spostamento appunto da una stanza all'altra e assolutamente non ne ha risentito perché è perfetta come il primo giorno. E quindi insomma veramente mi sento anche di consigliarvi questa tipologia di prodotto. Noi abbiamo fatto un piano sopra che per una parte sotto alla base, quindi ci sono i cassetti e gli sportelli, e un'altra parte invece è libera, insomma, dove potete tranquillamente infilare le gambe sotto e sedervi con gli sgabelli. E anche quello lì tiene molto molto bene, perché essendo un'isola molto grande avremmo potuto e dovuto fare un piano su misura, invece, visto che costava veramente tanto 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 e l'avremmo dovuto fare poi per tutta la cucina che era molto grande, abbiamo deciso di prendere quelli già standard e praticamente ci troviamo benissimo, ci siamo trovati benissimo con il taglio preciso che è stato fatto e non dà assolutamente problemi di equilibrio, diciamo, nell'attaccatura. Ci stiamo trovando veramente veramente bene anche utilizzandola tutti i giorni. Tornando invece a quella che è la progettazione della vostra cucina IKEA, vi accennavo all'inizio che appunto potete farlo da soli tramite il software di IKEA, che potete utilizzare tranquillamente dal vostro computer. È molto molto semplice da utilizzare e vi divertirete tantissimo, perché insomma, anche se non siete un architetto o un interior designer o altro, sicuramente conoscete bene quali sono i vostri bisogni e come vi piacerebbe disegnare la vostra cucina. Insomma, magari potete iniziare a fare uno schizzo e poi farvi aiutare, perché no, anche direttamente in negozio. Basteranno veramente poche mosse per riuscire a disegnare la vostra cucina. Tra le altre cose, c'è la possibilità di scegliere il colore delle pareti o, non lo so, il pavimento, e cosa più importante, potete inserire tutte le misure, gli attacchi, dove vanno messe le misure, insomma, degli attacchi, quindi del gas, dell'acqua, il frigorifero. Veramente molto molto dettagliato e fatto bene, e comunque un software preciso, perché poi è quello che vi darà il vostro progetto finale per andare all'acquisto. È un software molto molto preciso che vi offre comunque tantissime opzioni da poter sfruttare. Per quanto riguarda la cappa, per esempio, mi sto trovando molto bene con quella che abbiamo scelto, che è super semplice, perché le altre erano veramente
un po' troppo, non lo so, elaborati o comunque non stavano bene con la nostra cucina. Io avrei voluto fare un'altra tipologia di cappa, però poi alla fine abbiamo optato per questa super semplice e ci stiamo trovando molto molto bene, funziona veramente senza alcun tipo di problema e aspira alla stragrande. Io vi dico, ora a distanza di 3 anni so che sono state aggiunte altri modelli di cucine, altri modelli di cappa, naturalmente probabilmente anche gli elettrodomestici sono cresciuti a livello di potenzialità e di caratteristiche, però la mia esperienza basata appunto solo su 3 anni fa vi dico che è veramente positiva. La cucina, anche avendo subito quindi questo spostamento che vi dicevo, ragazze, sinceramente non ha avuto alcun tipo di problema. Tra le altre cose, io pensavo fosse molto molto più difficile spostarla e rimontarla. Noi naturalmente ci siamo affidati a dei montatori professionisti di IKEA, ma ci hanno messo veramente poco. Io pensavo che per smontarla ci sarebbe voluto una vita, invece visto che già era già assemblata è stato molto semplice, è bastato togliere solo gli sportelli e i cassetti e spostare tutta la struttura da una parte all'altra della stanza, naturalmente facendo tutte le attenzioni del caso. Ma vi dico, anche per sistemi un po' più particolari, per esempio io ho la dispensa che è questa qui, che trovate in diversi miei video dove organizzo la dispensa, questo è un modulo molto particolare che io ho voluto fortemente perché si apre e dentro appunto ha tutti i cassetti e se non lo rimonti bene ti può dare dei problemi di chiusura, di stabilità, insomma, dei cassetti all'interno, eccetera, e invece funziona veramente alla stra grandissima. Per quanto riguarda il lavandino, il lavello che vi dicevo, appunto, è il mio in ceramica, secondo me è uno dei più belli in assoluto ed è completamente in ceramica fino al bordo, insomma, fino al rivestimento delle mattonelle. Ora so che invece insomma il nuovo modello vi obbliga a mettere dietro l'alzatina che si va poi a unire insomma alle mattonelle. Non c'ho più la possibilità di avere quel lavello lì, io sono contenta di averlo acquistato 3 anni fa perché mi piace molto e comunque anche per gli schizzi d'acqua solo il silicone va benissimo, insomma, perché poi vi trovate direttamente di fronte il rivestimento. Non posso parlarvi del frigo perché il mio appunto non l'ho preso all'IKEA, soprattutto è un frigo esterno con doppio sportello, anzi direi quadruplo, perché appunto uno degli ultimi modelli Samsung che vi dà anche la possibilità di poter utilizzare i 2 vani inferiori o entrambi come freezer, oppure uno come freezer e uno come frigo normale, ed è proprio quello che io volevo, perché io volevo 4 vani, quindi con il doppio sportello superiore, ma l'avete visto anche quello tante volte nei miei vlog, e il doppio sportello inferiore, però non volevo che fosse tutto freezer la parte insomma sotto, perché comunque non siamo soliti surgelare tanto le cose, quindi di quello non riesco a parlarvi, però potrei dirvi, essendomi trovata molto molto bene con gli altri elettrodomestici, credo che anche il frigo probabilmente possa rientrare in queste categorie. Un altro accenno lo vorrei fare al piano cottura. Spesso mi chiedete se il mio è induzione perché lo vedete in vetro. Allora ragazzi, il mio piano è sì in vetro ma è a gas, non lo volevo in acciaio, ma per la semplicità che vi offre il vetro nella pulizia penso sia veramente da preferire. Non l'abbiamo preso in induzione per evitare di cambiare comunque i kilowatt eccetera eccetera, tutte le cose tecniche ed elettriche che c'erano da fare, ma anche perché eravamo più orientati per il gas, devo essere sincera. Ci sta anche che magari a distanza di tempo io possa cambiarlo, perché poi appunto con l'IKEA anche la cosa bella è che se volete cambiare il piano, per dire, della cucina, un domani non lo voglio più così in legno rovere ma voglio cambiarlo, ci metto un minuto ad ordinarlo, toglierlo e farmelo rimontare. Cioè questa è una cosa veramente che mi piace perché non vi vincola a vita. Sicuramente i costi non sono altissimi come quelli di altre cucine, vi dico che la mia è costata abbastanza perché comunque essendo molto molto grande, anche quando sono andata a pagare la stessa insomma commessa dell'IKEA mi ha detto: mamma mia, cosa hai acquistato che costa così tanto. Noi abbiamo anche usufruito del montaggio e del trasporto, naturalmente, visto che i pezzi erano tanti, e ci siamo trovati bene in entrambi i casi. Un accenno al montaggio, al primo montaggio che abbiamo fatto, quindi non quello successivo del cambio che c'è stato quest'anno. Vi devo dire che inizialmente erano venuti solo 2 operai a montarla, era mezzogiorno e non avevano montato ancora nulla. E io lì mi sono arrabbiata perché ho detto: come in 2 per una cucina così grande? Anche loro erano disperati, dicendo: noi non ci hanno detto, non ci avevano informato che la cucina fosse così grande. Dopodiché
il giorno successivo, che tra le altre cose era domenica, sono venuti tipo in 5 o 6, ragazzi, in mezza giornata l'hanno montata tutta e comunque sono dei professionisti montatori, vi devo dire, fanno sia il trasporto che il montaggio, sono veramente veramente molto bravi, sono attenti, lavorano per lo più per l'IKEA, quindi conoscono benissimo i loro sistemi di montaggio e tutto, e io mi sono trovata bene. Lì comunque trovate delle fasce di prezzo rispetto a quanto spendete della cucina, c'è insomma la fascia corrispondente per il trasporto e per il montaggio. Naturalmente a me è capitato quella più alta perché ero uscita fuori dal range di prezzi delle cucine. Ragazzi, io penso di avervi parlato un pochino di tutto, volevo fare una chiacchierata così molto molto libera con voi per darvi la mia esperienza personale. 3 anni dopo vi dico che la cucina è come il primo giorno, mi trovo benissimo, non ho avuto alcun problema di sorta, tutti i componenti sono ancora molto solidi, ben fatti, belli esteticamente e molto molto efficienti. Fatemi sapere magari voi nei commenti se volete sapere qualcosa in particolare, che io vi rispondo direttamente lì. Nel frattempo vi ringrazio per aver seguito questo video, non dimenticate di lasciare un like per supportare il canale e per altri video recensioni di prodotti che comunque io ho provato, e iscrivetevi su Filomena Amore. Benvenute a tutte le nuove iscritte. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!